Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Allora, questo è un video molto molto speciale perché ho appena finito di vedere il video di presentazione del nuovo acquisto marsigliese, ovvero i mandiai. E cioè, non potevo lasciare. Abbiamo vissuto in questi giorni qualcosa di talmente fuori dall'ordinario, nel senso che certe cose ormai capitano talmente poco che ci siamo anche dimenticati che capitino, e quando succede si crea tutto un insieme di emozioni, di cose delle cose per cui in realtà il calcio è tanto amato dalla gente, che non ci possiamo neanche credere, e è tutto troppo bello per non condividerlo, tra l'altro. Appunto, avendo l'onore che sia successo nel mio club, nella mia squadra, e voglio parlarne, perché a parte che vi metterò qua di fianco un pezzettino del video, andatevelo a vedere perché merita, cioè sembra un film, ma perché la vita di Ndiaye sembra un film, cioè è proprio una di quelle storie che io voglio raccontare per chiunque non la sapesse, perché cioè è troppo bello. Tu guardi, tu leggi la sua storia e pensi: ce la posso fare, tutto è possibile. Una di quelle storie lì. E niente, sono partita a bomba e non ho neanche pensato a un ordine delle cose che dovevo dire, perché la storia era tanto la sua memoria. Ma tutto questo per dire che il nuovo attaccante del Marsiglia, Ndiaye, è arrivato a Marsiglia, appunto. Ma quello l'avevamo visto, ero in diretta domenica sera, quando a mezzanotte passata lui è arrivato in aeroporto ed era pieno di gente, c'erano centinaia di persone all'una di notte all'aeroporto. Io ero in diretta. Il bello è che questo ragazzo, penso che davvero poca gente l'abbia visto giocare in Championship con lo Sheffield United, ma essendo un figlio della città, e ora vi spiego perché, tutti lo amano già. Tutti lo amano. Io mi sono preparata per questo video, non potevo non mettere la mia nuova maglia, questa è la seconda maglia del Marsiglia quest'anno, e l'amo, cioè più la guardo e più mi piace, devo dire. Non so, l'amo, sono di parte. Questo video, cioè io sono di parte, ma questo è chiaro, non importa. Se nell'altro video avevo comunque accennato, no, a come gioca, però quello secondo me lasciamolo al campo e lo giudichiamo da noi. Ma la storia di Ndiaye è troppo bella per non essere raccontata. C'è tutto, cioè è una storia in cui c'è tutto. C'è la speranza, poi c'è tanta difficoltà, poi c'è ancora un po' di speranza, ma poi altro ostacolo. Cioè è come la vita piena di ostacoli, sempre con in mente un grande sogno. E poi alla fine c'è pure il lieto fine, cioè per ora, insomma. Poi ovviamente la vita è lunga, c'ha 23 anni. Per ora già aveva una storia molto particolare e interessante, però con quest'ultima cosa vi dico solo, e iniziamo, che è passato dal campionato dilettantistico o comunque semiprofessionistico alla Coppa del Mondo in questione di circa 3 anni. E ora è arrivato al Marsiglia, club che tifava da bambino e con cui ha anche giocato nelle giovanili. E non è un modo di dire, perché se al giorno d'oggi si dice club che ti fa da bambino, chiunque ti risponderebbe sì, certo, ovviamente. No, è vero, abbiamo le prove. Ovviamente qua, cioè io ho tanto di quel materiale, vi metto tutto qua perché possiate viverlo appieno. Ma iniziamo. Allora, lui è nato in Francia da genitori senegalesi. È nato a Rouen, nel nord. Tra l'altro unico maschio su 8 figli, un maschio, 7 femmine. Sempre stato considerato un talento, già da bambino aveva un tocco di palla impressionante. E all'inizio lui, forse anche per questo, all'inizio lui giocava a calcio, ha giocato a calcetto anche a futsal. I media locali di una volta l'hanno chiamato, e questo è proprio, cioè il destino, cioè come va la vita, piccolo Zizou, Zidane di Marsiglia. Comunque dopo cosa succede? Il destino inizia a disegnare. Lo scout che ha scoperto Nasri, Asselin, dice che non ricorda bene se o lui l'ha notato durante un torneo, o comunque se qualcuno gli ha dato l'imbeccata, o se gli aveva scritto, insomma non ricorda bene come, ma è venuto a conoscenza che c'era questo ragazzino con molto potenziale, eccetera, quindi lo invita a uno stage. Lui va, impressiona tutti, preso. Tra l'altro c'è un bel video che avevo già messo nel video scorso, di lui che, cioè, sembra un film. L'hanno ripreso quando è venuto
a Marsiglia, quando si è trasferita a Marsiglia, e c'è proprio lui che parla in telecamera ed è super emozionato perché già nel video, per questo vi dico, in quel caso è vero che era un tifoso da bambino, perché nel video si vede lui che arriva nella città, che quando è in stazione spiega un po' la telecamera, dice sì, perché tra l'altro video che è stato replicato, per quello dico andatevi a vedere il video della presentazione perché merita troppo. E nel video lui da bambino dice, perché Marsiglia è questo, è calorosa, è il sole, la gente, il calcio, convivialità, eccetera, eccetera. E grazie al club del Marsiglia, perché appunto l'avevano preso, ha iniziato a giocare con l'Under 12 e a livello Benjamin. Quindi lui è sempre stato pazzo del club. Comunque riesce a venire perché il padre, intanto la famiglia vive in un altro posto, completamente in un altro posto, ma il padre chiama lo scout e dice vengo. Ho trovato un appartamento, insomma, qua nei dintorni, vengo a stare a Marsiglia con lui. E quindi lui ha la possibilità di venire a giocare, perciò vi dico, pazzo di gioia, la sua occasione, no? Però, voglio dire, un bambino di 11 anni era. Viene, inizia a giocare a Marsiglia, nelle giovanili, e tutti lo notano comunque, già dicono gli addetti ai lavori che vedevano tanto in lui, ma cosa succede? Il primo ostacolo della sua carriera, in una così breve vita, ma già il primo ostacolo. Tra l'altro, lui stesso nel video, questo l'ultimo di presentazione, dice che il destino per lui aveva in mente un'odissea lunga, perché in realtà lui deve lasciare Marsiglia perché si ritrasferisce in Senegal con i suoi genitori. Infatti, qui c'è stata un po' di confusione, alcuni tifosi dello Sheffield United, che immagino scontenti del fatto che lui non abbia rinnovato, hanno iniziato a dire che è ingrato, ha lasciato il club, che gli ha dato una possibilità per uno che l'ha rifiutato. In realtà, check your facts, perché non è vero. Cioè, nel senso che, innanzitutto, parliamo di un bambino di 11 anni, ma è quello che è successo è che appunto la sua famiglia si è ritrasferita in Senegal e il Marsiglia non era in grado di offrirgli, allora scarseggiavano le famiglie che ospitano, ed era troppo piccolo per entrare negli alloggi dell'accademia. Lui ha dovuto ritrasferirsi anzi, trasferirsi perché è nato in Francia, con la famiglia in Senegal. Si sono stabiliti a Dakar, che è la capitale, da dove viene suo padre. E lui ha continuato lì la sua formazione al Sacré-Cœur di Dakar, mi sembra si chiamasse la squadra. Continua ad allenarsi, anzi, lui ha anche proprio diciamo un metodo anche alternativo, che da quello che ho letto suo padre era coreografo. Questo è quello che hanno riportato dei media africani e lui si allenava moltissimo con la musica. Ma voglio dire, basta guardare quel video in cui da piccolo a 11 anni gioca fuori dalla stazione di Marsiglia con il pallone per capire che era un bambino fuori dal comune. Poi cosa succede? Vabbè, qui di fianco intanto vi lascio un po' gli anni così che seguiate la mia storia, cioè abbiate un po' un recap. Cosa succede? Che a 14 anni torna in Europa. A Londra, va in Inghilterra, a Londra per appunto cercare una squadra, avere la sua occasione di. Perché lui, qui dentro, da qua dentro, l'idea del calcio non gli è mai uscita. Appunto, va a Londra e gioca con il Boreham Wood, che è una squadra di quinta divisione inglese, un gradino sotto i livelli professionistici del calcio inglese. Potrebbe sembrare, no, un inizio, ancora un ostacolo, si ritrova senza club. È senza club, una sera viene notato, mentre gioca in un campetto di Londra la sera, viene notato da un allenatore del Rising Bowlers, che è appunto un'organizzazione, ha un tot di squadre che giocano la domenica nei campionati Sunday League e cercano di dare a quei ragazzi che sono rimasti o sono stati svincolati da un'accademia professionistica o comunque si ritrovano senza club un'occasione. E lì succede una piccola magia per lui perché grazie a questa organizzazione viene notato dallo Sheffield, quindi lui passa allo Sheffield United nel 2019, alla squadra delle riserve, diciamo così, l'Under 21. Quindi ha comunque, no, un'occasione, poi lo Sheffield United, una squadra con una tradizione incredibile, poi tutti conoscono Sheffield United, insomma una squadra con un blasone enorme. E cosa succede? Qualche mese dopo essere arrivato, viene mandato in prestito per metà stagione, cioè nel senso da gennaio a fine stagione, in un club che si chiama Hyde United, che è un club semiprofessionistico della Northern Premier League, insomma una liga che è appunto semiprofessionistica. Quindi qualcuno a questo punto si sarebbe anche fatto un po', no, diciamo, si sarebbe buttato giù.
tra l'altro lui ha spesso detto anche che ha ricevuto moltissimi no, pensando magari non è il mio destino, anche solo inconsciamente. Ma lui, quello che tutti dicono, che lo conoscono, l'hanno conosciuto, è che lui ha sempre avuto un'idea qua. Cioè proprio come intarlo, un chiodo fisso. E lui è andato via dritto perché prima o poi succede. Succede solo a chi ci crede. Vabbè, e lui ci ha creduto fino alla fine, sempre, sempre, sempre. Cosa succede? Che torna dal prestito, ritorna con le riserve dello Sheffield United, si fa notare con le riserve e quindi nel 2021 gli viene data la sua prima occasione in prima squadra. E poi dopo qualche mese firma il suo primo contratto da professionista e quindi stiamo parlando di tipo 2 anni dopo che lui era senza club. E dopo da lì prende un po' via tutto perché lui diventa il pilastro dello Sheffield United in Championship, che come dicevo è un campionato super duro, aspro, proprio che ti tempra. Si giocano una marea di partite perché comunque ci sono 24 club se non sbaglio, quindi giocano più di 40 partite all'anno. E quindi cosa succede? Che i tifosi lo amano, diventa un po' l'idolo e lo nota. La scorsa stagione chi è che lo nota? Anche il selezionatore, il CT del Senegal, suo paese natale, che lui ha deciso di rappresentare, cioè no, natale no in realtà, ma il paese dei suoi genitori, che lui ha deciso di rappresentare a livello calcistico e lo convoca per il mondiale. Cioè quindi lui passa, come vi dicevo, da non avere un club, trova il club, mi mandano in prestito in una divisione che non esiste, torno al club, mi guadagno un posto, però sono ancora in serie B inglese, ma comunque faccio così bene che mi chiamano al mondiale con la nazionale, cioè al mondiale fa bene, comunque purtroppo il Senegal non va molto avanti, ma già il fatto di essere lì penso che per lui sia stata una cosa surreale, una grande, cioè una conquista dopo l'altra. Quella stagione, cioè questa stagione scorsa, l'ultima, 2022-2023, finisce con lo Sheffield che torna in Premier League, quindi un anno al bacio. Poi cosa succede? Allora, lui nel frattempo ha iniziato un po' a parlare del Marsiglia, perché ovviamente gli hanno fatto sempre più interviste, no? Con il ruolo da protagonista che si è ritagliato, gli hanno fatto più interviste e ogni tanto gli chiedevano del club. E lui in un'intervista di poco tempo fa, se non sbaglio, dice che comunque il suo pensiero fisso è sempre stato quel sogno di tornare al Marsiglia, esplodere lì, far gioire la gente. Diciamo che aveva un occhio lì. Un occhio ce l'aveva. Finisce la stagione, il suo contratto scadeva nel 2024, quindi era il momento di rinnovare. Gli offrono lo stipendio sistemato, perché comunque dopo aver conquistato la Premier è sistemato. Tanti vantaggi, la maglia numero 10 gli offrono e il proprietario dello Sheffield United, che tra l'altro è un arabo, lo invita nella sua casa in America, se non sbaglio, comunque per parlargli del nuovo progetto, per insomma convincerlo a rinnovare, a tenerlo con loro. Noi, marsigliesi intendo, perdiamo un po' la speranza perché all'inizio del mercato viene detto che c'è questa possibilità, poi sembra che non ci sia più e poi a un certo punto si impenna la trattativa con Longoria che è a Londra e lui decide effettivamente di tornare e di consacrarsi nella città, nel club, insomma, nel suo club, nel suo boyhood club, come si dice. Lui torna nel suo club di infanzia, nel club che tifa, viene accolto, cioè, nel migliore dei modi, viene accolto all'aeroporto così, coi fumogeni, c'era la curva sud del Marsiglia, i South Winners, c'erano i fumogeni, i cori, lui esce, canta Aux Armes, è il coro famoso diciamo del Marsiglia, uno dei più insomma iconico, ecco non mi viene la parola, lui lo canta, era guardare le immagini e pensare sta vivendo un sogno, cioè se lui ricorda tutto ciò che ha sognato da bambino questo è davvero il sogno che si realizza, vederlo lì cantare Aux Armes con gli ultras, a un certo punto aveva un fumogeno in mano, cioè era luna di notte all'aeroporto di una domenica sera, pazzescamente surreale e molto marsigliese, in un mare di tanto altro, ci sono ancora queste cose che ti fanno davvero pensare. Allora esiste ancora quella cosa lì. Quindi ora capirete perché. Uno, perché questo hype, che questo molto ho letto, soprattutto da gente che magari non sa bene la storia. Capite la storia che c'è dietro, che è davvero di ispirazione. Comunque adesso la smetto di parlare perché sennò vado avanti all'infinito. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì iscrivetevi al canale e mettete un like e ci vediamo nel prossimo.